Buonasera a tutti, ben ritrovati, spero che stiate bene, noi benissimo, qui abbiamo sempre la campagna elettorale in piena attività a Mazara del Vallo e stiamo intervistando continuamente i vari candidati. In questo momento abbiamo Roberto Frazzetta, il dottor Roberto Frazzetta, che è candidato a sindaco della città di Mazara del Vallo. Vi ricordo che si vota il 25 di maggio e vi ricordo che è importante votare e votare non sbagliando. Si vota il candidato, consigliere, mettendo nome e cognome, e si vota il sindaco mettendo la X sul simbolo che lo rappresenta. Sul nome. Perché c'è scritto il nome chiaramente, vabbè, c'è il simboletto piccolo piccolo e il nome con scritto il candidato, quindi Roberto Frazzetta, tac, pirì. E con noi abbiamo due candidati al Consiglio Comunale, uno già lo conoscete perché l'abbiamo intervistato un'altra volta, che si chiama Natale Bertuglia, un ragazzo che ha degli occhi bellissimi, però il mio operatore non li inquadra mai e lo lascia solo a me questo privilegio di vederli. E poi Vincenzo Burgio, che tra l'altro è un poeta riconosciuto con grandi riconoscimenti in campo nazionale e anche internazionale, infatti poi gli chiederemo giustamente di leggerci una delle sue poesie e speriamo che sia anche inerente a quello che stiamo facendo. Intanto partiamo con Natale Bertuglia. Come va, tutto bene? Bene, bene. Senti, raccontami un po', Roberto Frazzetta, l'hai scelto oramai? Allora, io ho scelto Roberto Frazzetta, e lo ripeto sempre a dire, perché lui ha preso gente nuova per il nuovo consiglio comunale e ha lui le carte in mano per poter fare qualcosa per la città di Mazara del Vallo. Lui per me è l'unico sindaco che potrà fare qualcosa per Mazara, perché lui ha delle idee in testa ben precise, non è come tutti gli altri sindaci che dicono che devono fare delle cose che non hanno idee in testa. Lui ha le idee in testa e ha pure i fondi per poter fare le cose per la città di Mazara, come per esempio sa come trovare i fondi. Sì, sa come trovare i fondi, come per esempio il metanodotto, che ormai la notizia è diffusa su tutto Mazara, su questo metanodotto che noi in questi trentenni non abbiamo percepito nemmeno una lira da Sicilgas e delle compagnie che dalla Siciliana Gas, che poi ha passato all'Eni, quindi chiaramente insomma tu dici è importante, sì, che invece noi riusciamo a recuperare quello che è nostro, certo, che c'è dovuto, no? Certo. Bene. E Vincenzo Burgio, lei nella vita fa solo il poeta, no? No, io faccio... Tanto lei c'ha un nome importante perché ci si chiama così un colonnello che è stato colonnello dei Carabinieri, ora non so se ha acquisito un grado maggiore, e lo salutiamo dovunque lui si trovi perché abbiamo avuto un bellissimo rapporto di lavoro, e un bravissimo colonnello dei Carabinieri, quindi lei porta Palermo, un nome importante. Fa servizio a Palermo? No, ha fatto servizio a Trapani e poi è andato, mi sembra, verso la Calabria, il Napoletano, non mi ricordo bene, adesso non so nemmeno dove sia, perché giustamente non è che noi seguiamo i colonnelli che si susseguono città per città, però insomma me lo ricordo con grande piacere perché era un bravo colonnello, abbiamo lavorato anche bene insieme. Sì, io purtroppo... Di quello che posso dire della nostra famiglia Burgio, siamo una famiglia antichissima, che nei secoli ci siamo distinte fra l'esercito, la medicina. Fino a un mese fa è scomparso un cugino mio, Roberto Burgio, all'età di 95 anni, lui scienziato. Poi è Alberto Burgio, generale di corpo d'armata, no, dell'esercito italiano, e perciò siamo abbastanza riconoscenti nella nostra Repubblica Italiana. Poi per quanto riguarda come sfondo la porta aperta, quindi sì, per quanto riguarda poi la mia professione posso dire che sono anche un imbianchino edile. Da tanti anni mi occupo pure della letteratura italiana. Fatto la quale sì, mi arrangio perché mia moglie è anche infermiera professionale, purtroppo io devo lavorare pure. Fortuna. Sì, non sto con le mani in mano come fanno alcune. Perciò, chi è costretto? Tutti vogliono lavorare. Sì, però alle volte c'è quel collega o amico se ne approfitta della bontà e non è una cosa ingiusta. Ah, lei intende dire, certo, che lavora anche per gli altri? Esattamente. Ah, sì, ecco, perché chiariamo che il concetto se lo passava male. Quindi sì, lei non è che dice io sono costretta a lavorare come se non le piacesse lavorare. Io sono costretta a fare il doppio del lavoro che devo fare perché devo farlo anche per quelli che invece sono scansa fatica. Ho capito? Esattamente. Bene, ho capito bene. Poi c'è
un'altra cosa, che meno male la mia parola viene ascoltata anche lontana, grazie alla mia letteratura poetica, la quale nel 2009 sono andato alla Fiera del Libro a Torino, poi... Anche mia figlia era alla Fiera del Libro, sì, perché ha scritto 5 libri, sì. Lì è stata pubblicata una bellissima antologia, la quale la scrisse alla ragazza Eluana Englaro. Sì, per quel famoso problema, esatto, che per l'eutanasia e via di seguito. Tantissimo, tra quello che dice la Chiesa, tra lo Stato italiano che è molto condizionato dalla Chiesa e tra i cittadini che vorrebbero tutt'altro. Poi mi hanno scoperto e mi hanno inserito anche nella letteratura italiana, sul dizionario pure del XXI secolo, la quale sono stato anche premiato dal regista Roberto Benigni a Firenze, esattamente al premio Nobel. E a come mi hanno comunicato, se io continuerò per la mia strada, se... Lei è stato premiato dal premio Nobel Roberto Benigni, che lui è un premio Nobel, e lei vorrebbe, lei avrebbe l'aspirazione di diventare anche lei un premio Nobel, capito? Se avrò la mia forza, forse ci arriverò anche a quello. Io ho scelto anche la mia strada da un semplice cittadino a politico, perché... perché non c'è un giorno che muore, e perciò voglio dare la mia speranza anche alla mia città, perché noi sappiamo che Mazara del Vallo ha pure i suoi 4.000 anni di storia, la quale i nostri politici da un trentennio a questa parte si sono dimenticati proprio di tutti e di tutto. Mentre a fondare la nostra bella Mazara del Vallo sono stati quei vecchi scrittori, dall'inizio di Gian Giacomo Adri a Filippo Napoli, ai tempi di oggi, agli scrittori dell'Ottocento e Novecento di Mazara del Vallo. Io fortunatamente l'anno scorso conobbe qui a Roberto Frazzetta, che mi ha invitato a essere partecipe nella lista di Roberto. Perché? Perché io sono stato sempre un po' lontano dalla politica mazzarese, dedicandomi sempre nella mia vita privata, però mi sono chiesto che tutte le volte quando vado alla Spezia, a Torino, a Firenze, perché lì il lavoro diventa tutto, mentre qui da noi non diventa nulla, meglio dire che ci sono già quelli che usufruiscono delle nostre menti per farsi poi le menti di loro, che si dimostrano belli con la nostra faccia. Ed è una cosa molto sbagliata, perché, come dicevo prima, che la mia è una nuova esperienza, ora cerco di dare una mano d'aiuto a Roberto Frazzetta, che lui è candidato a sindaco di questa città, a dare una svolta e l'aiuto a tanti disoccupati che aspettano il proprio posto di lavoro per portare un pezzo di pane anche a casa. Perciò la cultura invoglia a quella gente che ha la buona volontà a lavorare, a fare sport, alla cultura, allo spettacolo e a via di seguito. Questa via di seguito spero che lo accolga bene domani Roberto, che salirà a sindaco, e diamo risposta a quei vecchi politici uscenti che non hanno saputo mai fare qualcosa per gli altri, ma bensì hanno pensato sempre per se stesso e per la propria comunità che li circonda. Ed è una cosa ingiusta, io la penso così, perché con la mia poesia ho diventato grande pian piano, e perciò spero che domani io possa realizzare pure un altro sogno, sia anche per i miei figli pure, e per la cittadinanza, perché dobbiamo seminare per dare tanto. Uno entra in politica non per se stesso, ma bensì anche per dare la giusta collaborazione agli altri amici e cittadini.
tutte. Senta, ma lei scrive in dialetto le poesie? No, no, io non scrivo in Bernardo. Scrivo in lingua italiana. Scrivo in lingua italiana. Allora, me la legge una sua poesia? Sì. Qual è scelto per noi? Allora, questo libro che lo posso presentare? Certo, sì. Questo è un libro che si chiama Risonanze, che è la quale la critica Cristina Vettore ha fatto una ricerca per ben 15 anni che da 4.000 poeti contemporanei lei ha scoperto che ci siamo 14 poeti che noi ci avviciniamo e sono scomparse. Perciò ha fatto un confronto. Io sono i poeti, lei dice. Sì. Perché questa critica, esattamente, Foscolo, Leopardi e via di seguito. Io mi avvicino tanto a Giorgio Caprone, un poeta ligure, scomparso un decennio fa. Perciò di quello che io ho scritto qui, Ritorna. Si chiama Ritorna? Sì, la poesia, perché? Sì. L'ho voluto scriverla ai nostri Marò che si trovano in India, perché non sappiamo quando faranno ritorno nella nostra Italia. E perciò ho voluto dedicarla... A causa di un governo che non è stato capace di trattenerli quando sono venuti. Esattamente. Non avrebbero dovuto rimandare. Sì. Ritorna. Rimaniamo delle ramificazioni a correre controcorrente. Possiamo con la pace poggiare tutti nel torrente. Come scrivere su di ogni altra cosa, dovere cosa comune per la pace ferita dagli sciacalli. Certe volte sono burle d'urle a un'Asia italiana, a volte più del soldatino. Perché tu preso al di sopra come un istinto bellico ci rimaneste e taceste di quelle acque? Oggi un'aria c'è come l'orre di Gelsomino, nuova come un presepe a Hiroshima. E Nicolò con la giostra, nell'aurora, nel sollevante, e tu? Questo è un segno di speranza pure di fede, perché sappiamo che San Nicola di Bari non è un cittadino italiano, ma bensì è un santo turco. Perciò lui che la nascita l'ebbe in Turchia, oggi non fa altro che varcare tra l'Oriente e l'Occidente. Ed è i temi attuali del momento. Esattamente. Bene, complimenti. Grazie. Allora, adesso ritorniamo alla politica e chiediamo a Natale Pertuglia perché devono votare per te, perché i cittadini devono scegliere te. Allora, i cittadini devono scegliere me solo per un semplice motivo, perché io sono a disposizione di tutti. Io conterò di più sui giovani perché io sono un ragazzo giovane, ho 18 anni ed è la mia prima candidatura che faccio con Roberto Frazzetta. E certo, non ne potevi fare prima non ne potevo fare. Quindi io sto sempre in mezzo alla gente perché ho una scuola di ballo hip hop e quindi cammino sempre in mezzo alla gente, ascolto i problemi della gente, soprattutto di noi giovani che noi il futuro non abbiamo più futuro perché ormai tutti i giovani pensano per andare a emigrare negli altri paesi per andare a lavorare, perché a Mazara, come si sa, non c'è più lavoro, in questi anni si vede ancora di più la crisi e quindi io invito a tutti i cittadini di votare prima il sindaco Roberto Frazzetta e poi votare me per un bene per la città di Mazara e soprattutto per noi giovani. Bene, e invece perché votare per lei? In due parole. Perché? Perché Roberto Frazzetta è quell'uomo che mi ispira molta fiducia e crede... E per lei? Per lei, perché i cittadini devono scegliere lei? Perché io ho voluto dare la mia esperienza anche alla sua, perché con la nostra perché con la nostra possiamo dare una bella forza che dobbiamo dare fiducia, che quella fiducia si sta allontanando troppa e non è così che può andare a finire Mazara a mani che non hanno il degno di tenere questa bella nostra Mazara.
Bene, allora, la città non può andare in mani sbagliate, ma noi vorremmo andare nelle spiagge e nei litorali e trovarle belle. È il quarto punto del, è il quinto punto del programma del candidato a sindaco, dottore Roberto Frazetta. Sì, anche questo è un punto molto importante del mio programma. Non può immaginarsi che una città della storia di Mazara del Vallo viva le condizioni di degrado del suo litorale, tanto di quello roccioso quanto di quello sabbioso. Io ricordo quando ero giovane una spiaggia, quella di Tonarella, dove allora mi recavo con la mia fidanzata a trascorrere lì le giornate, le serate, quando ci era consentito di farlo. A quei tempi, insomma, c'era un maggiore controllo da parte delle famiglie, non si era liberi oltre orario di potersi soffermare, ma portavamo con noi in quella stupenda spiaggia estesa centinaia di metri a largo verso il mare il nostro Magiadischi, e lì immaginavamo di costruire il nostro futuro, sognavamo come qualsiasi coppia innamorata di poter creare famiglia, e passavamo insieme le giornate. E ora quella spiaggia non esiste più per tutta una serie di motivi. Però la famiglia resta. La famiglia c'è, resta, e io ci ho puntato sin da quando avevo 16 anni, perché con mia moglie io mi sono fidanzato a 16 anni. Sono stato ragazzo padre, sono diventato padre. Poi mi dirà come si fa. Io dirò come faccio a sopportare mia moglie e poi te lo racconterò. Al contrario, non sono un soggetto semplice da gestire. Io sono stato sottratto ai migliori anni della gioventù, sono diventato padre a 23 anni, a 24 anni avevo già due figli e 200 milioni di lire di debiti sulle spalle, perché nel frattempo acquistai un appartamento, più quelli che ci danno stato, più tutto il resto. Ma comprendo che quelli erano altri tempi e che allora, insomma, sin da piccolini si pensava ad andare via dalla famiglia paterna per crearsi un futuro insieme ad una compagna poi diventata moglie, e che tuttora, insomma, lo è moglie, nel senso che stiamo ancora insieme dopo 30 e più anni, e quindi comprenderai, insomma, che la pazienza è vicendevole, perché far vita di coppia non è facile per nessuno, ma chi ama la famiglia, insomma, supera ogni cosa. E allora la spiaggia io la voglio rivedere ed immaginare quel che era. Comprenderai che noi in questi anni abbiamo subito fenomeni naturali, della legittima e naturale erosione della costa, ma abbiamo anche subito, come dire, le conseguenze della mano dell'uomo. Vuoi perché negli anni 70 si costruì un braccio, che è quello che vediamo al Porto Nuovo, per comprenderci, che ha deviato in una qualche maniera le correnti. Vuoi perché su Mazara del Vallo sono state create condizioni di degrado per il tramite del costruito, ma dell'allora costruendo metanodotto, che nel piazzare questi famosi tubi sotto il livello del mare a una certa profondità ha contribuito anch'esso a deviare le correnti che hanno determinato ciò che noi oggi vediamo. E allora io immagino di poterla proteggere, per intanto chiedendo alla Protezione Civile sin dall'indomani del mio insediamento di intervenire per creare al largo i francifrutti, mettendo la Protezione Civile nelle condizioni, come dire, di immediata responsabilità nel caso in cui dovesse accadere qualcosa, perché intanto che vediamo solo l'erosione poco significa, ma un'erosione può comportare il crollo di casa e contemporaneamente qualche morto. Comprenderete che c'è un rischio anche da questo punto di vista, e il rischio viene ulteriormente aumentato se consideriamo che Mazara è anche tagliata da un fiume in due parti, e subiamo, come dire, il problema del rischio idrico e del rischio idrogeologico. Bene, io intendo di fidare immediatamente, e questo coraggio ce l'ho, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, perché intervenga in tempo per tempo per rimuovere questi problemi.
Ove non dovessimo riuscire attraverso i fondi pubblici, io ho pensato e immaginato di poter fare un intervento di protezione e di prevenzione in tal senso attraverso, come dire, il project financing, ma nessuno ne avrebbe interesse a mettere frangifrutti perché non si assicurerebbe il ritorno economico. Allora io immagino di poter inserire questo intervento addentro al project financing del nascente porto turistico, di cui parleremo poi magari in un punto successivo, e lo tratteremo come punto a parte, come condizione di concerto alle condizioni generali per cui l'investitore possa rientrare nel proprio investimento. Comprenderete che tutte queste cose sono aspetti tecnici dell'economia che stanno in bocca a chi di questa materia ne ha fatto il proprio mestiere e con professionalità li porge alla gente, somministrandole sotto forma di certezze e non di promesse o di illusioni. Vedi, io sono stato particolarmente colpito quest'oggi come avessi subito un colpo di spada, e non tanto per riferirmi a quella spada che io presi in mano quasi da gladiatore, no? Quando in occasione di della mia apertura di campagna elettorale ho voluto porgermi alla gente come fossi un crociato che dirigeva verso la risoluzione dei problemi, a significare che questa città la voglio difendere con ogni forza possibile. Mi hanno stupito entrambi, e te lo dico con il cuore, perché ognuno di loro a modo loro, con il loro linguaggio, con la loro semplicità, ha detto cose molto importanti. L'amico mio 18enne, appena, come dire, pronto per votare e subito candidato, ha detto una cosa molto importante: io scendo in campo perché raccolgo ogni giorno le istanze dei giovani e della gente. Io posso assicurarti che questo giovanotto, molto simpatico, è quello che mi tortura il cervello tutti i giorni, mi viene a trovare a rappresentarmi problematiche, mi costringe a riflettere sul perché, sul come mai e sul come si sono verificate determinate cose, e poi mi interroga e anche lì mi violenta e mi estorce risposte a volte estemporanee, perché pretende da me soluzioni, a volte non comprendendo che determinate soluzioni devono andare al vaglio di uno studio per poterle somministrare, soprattutto per chi come me non dice bugie. Io quando mi impegno assumo, come dire, un'obbligazione da galantuomo, così come sono stato abituato da quella buonanima di mio padre. Io le obbligazioni le ho sempre pagate e quindi le osservo, e allora questo giovanotto mi invita a trovare soluzioni ed io, come dire, intervengo in questo senso, lo fa tutti i giorni. E vuole scendere in campo, vuole essere eletto per la semplice ragione che vuol rappresentare tutti questi problemi in una qualche maniera, immagina di poterli risolvere al 100%, non comprendendo a volte che forse raggiungeremo il 99,99 periodico, che equivale al 100% delle cose che tu somministri e chiedi. Ho sentito poi l'amico mio Burgio, il nostro poeta, si è espresso a modo suo, ma ha dentro ai suoi concetti si è esternalizzata in maniera naturale, cara Patrizia, la voglia di servire. Lui ha parlato proprio di voler servire il territorio e la gente. Lui si è posto dicendo: io scendo in campo perché voglio in una qualche maniera servire gli altri. E sono principi questi che oggi è difficile ascoltare tra la gente, e soprattutto tra quelli che vogliono intraprendere in una qualche maniera questa avventura politica. E poi ha parlato di storia, ha parlato di 4.000 anni di storia di questa stupenda città che noi immaginiamo di poter esportare oltre il provincialismo, stante che oggi per la cultura della promozione che noi abbiamo, molto limitata a, come dire, per il lavoro degli invertebrati cerebrali di questi ultimi tempi, ce l'hanno rilegata alla conoscenza qui del nostro territorio. Noi, Mazara è conosciuta a Marsala. E non immaginate che anche a Trapani non ci conoscono, ma anche a Campobello, a Castelvetrano, a Partanna, qui dalle nostre zone, ad Alcamo. Se andiamo a Palermo, già di Mazara non si ricorda più nessuno. Bene, quei 4.000 anni di storia a cui tu ti riferisci, invece noi dobbiamo cercare di esportarla,
per essere l'elemento di convincimento per la gente che vuol venirci a trovare. Noi non abbiamo solo un mare stupendo, noi non abbiamo solamente i nostri litorali, noi abbiamo le chiese, noi abbiamo i nostri musei, noi abbiamo il Teatro Garibaldi, noi abbiamo la chiesa di Sant'Ignazio aperta negli ultimi tempi e che sta diventando un punto di riferimento turistico, noi abbiamo il Satiro, bene, che nessuno conosce perché non è stato debitamente perché ha danzato poco, ha danzato forse nell'antichità ma poco negli ultimi tempi, ha parlato di futuro. Il mio amico Burgio si è riferito a me dicendo: lo vedo come quel soggetto che può assicurare il futuro a questa città. Bene, sono cose che ti tagliano le vene, che ti fanno ghiacciare il sangue. E poi abbiamo ascoltato una splendida poesia, devo complimentarmi, dedicata a due uomini dello Stato, a due marò che in questo momento pagano l'inefficienza, l'incompetenza, l'inesistenza dello Stato italiano in termini di sovranità nazionale nei confronti della politica internazionale. Queste sono cose molto importanti che determinano il concetto sotto forma della sensibilità che da parte tua, caro Enzo, è uscita tutta e si è sprigionata e poi rivolgendosi a me, e questa è la cosa che mi ha toccato particolarmente, a me ha detto: io ho fiducia. Ed è una parola molto forte che io ho già conservato nel mio cuore, nella mia mente, e sarà quella parola che determinerà la mia attività amministrativa quando sarò sindaco, che non dimenticherò e che cercherò in tutti i modi, come dire, di osservare, perché tu non possa mai rimproverarmi per il futuro che io me la sia dimenticata la fiducia che tu mi avresti accordato. Ed è per questo, lo faccio io l'appello in finale. Ed è per questo, ed è solo per questo che vi invito a votare questi galantuomini. E poi, se volete votare per Roberto Frazzetta, non dimenticate il simbolo, Frazzetta sindaco per il Consiglio Comunale. Si deve sbarrare, poi indicate i nominativi. E poi, per quel che voi immaginate che possa essere questa città per il futuro, Roberto Frazzetta, a sindaco della città. Io vi ricordo che i candidati al Consiglio Comunale di oggi che abbiamo intervistato sono Natale Bertuglia e Vincenzo Burgio, e naturalmente l'ultimo che ha parlato è il candidato a sindaco, dottore Roberto Frazzetta, che si candida per la città di Mazara del Vallo. Grazie a tutti per l'ascolto, buonasera.